Una passerella notturna in Piazza del Duomo a Lecce con una presentazione inedita delle 19 squadre, 170 corridori in tutto, che partiranno sempre da qui con la prima tappa al Giro del Salento di 201 km, dedicata interamente ai velocisti. Radio Giro indica Mario Cipollini come vincitore a Lecce. Gilberto Simoni e Stefano Garzelli sono i nomi invece indicati per la vittoria finale a Milano. Bisogna sempre partire per vincere, poi dopo sappiamo tutti che è molto difficile, vince solo uno, tanti corridori forti. Partiamo con la testa per vincere, poi dopo comunque sicuramente il podio è un gran risultato in un Giro d'Italia, quello comunque lo valuteremo alla fine. È un giro che ho sempre detto che mi interessa, ho voglia di rivincerlo, sono venuto preparato, la soddisfazione e la serenità di aver trovato i risultati, niente, siamo pronti. Oggi invece, come vuole la tradizione del Giro, la giornata è stata dedicata alle conferenze stampa di quelli che poi saranno i protagonisti della Corsa Rosa, con un Mario Cipollini molto molto polemico. Soltanto gli addetti al settore sanno che inizia questo Giro d'Italia, credo che sia poco pubblicizzato, cosa che a mio avviso invece dovrebbe essere il contrario per ritornare a far venire con grande stimolo la gente a vedere questo ciclismo, perché credo comunque che lo spettacolo e la performance che offrono i ciclisti vada al di là di quelli che sono i limiti dell'umano. E dal campione del mondo, che parla anche di lotta al doping, arriva pronta la risposta di Marco Pantani. Sono cose vecchie che forse bisognava trattare un po' di tempo fa, avevamo avuto le opportunità per farlo. È chiaro che questo ambiente è l'ambiente che abbiamo creato negli ultimi anni.